La nuova iniziativa della TGR è dedicata alla sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli incidenti affidata anche alle aziende sanitarie provinciali, ma mancano le risorse umane, i controlli tra i fenomeni che è più difficile estirpare quello del lavoro nero. Antonio Sansonetti. Un vasto territorio da coprire con truppe ridotte e il compito affidato ai tecnici, una dozzina, del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASP di Palermo. Noi ogni anno dobbiamo seguire circa 250 sopralluoghi ispettivi nei cantieri edili, 170 ispezioni nelle aziende agricole più l'ispezione delle aziende industriali. Rispetto al resto d'Italia le aziende sono ancora più piccole, quindi mediamente sono 2-3 occupati. Quindi c'è una micro parcellizzazione delle attività, difficoltà a raggiungere soprattutto in agricoltura, dove ci sono molti lavoratori autonomi. Questa è la fotografia dei problemi nell'isola scattata dagli ispettori. C'è un calo notevole del personale, un invecchiamento del personale, e soprattutto in Sicilia c'è un invecchiamento della forza lavoro, tant'è che c'è un incremento notevole degli infortuni nella fascia d'età 55-69. Noi siamo in linea con i dati nazionali, soprattutto in edilizia circa dal 50-60% dei cantieri non è a norma, in agricoltura diciamo intorno al 30-40% di inottemperanza normativa vigente. E anche i dati positivi sono viziati dal lavoro sommerso. C'è un dato in controtendenza perché aumentano gli infortuni mortali, più 13%, che è un numero importante, mentre diminuiscono gli infortuni, le denunce di infortunio, meno 1200 quest'anno. È un dato che è strano da valutare, probabilmente dovuto anche al fatto della presenza del lavoro nero, una sottodenuncia di infortuni. E sono allarmanti i dati forniti dall'Associazione Lavoratori Mutilati e Invalidi. L'edilizia è il comparto dove si registrano più incidenti mortali, anche in Sicilia. L'appello alle istituzioni a livello nazionale. Virginia Polizzi. Giuseppe Kiriak. Sì, sono due morti, sono due italiani. Marco, Arrigo, ancora Giuseppe, non ce l'ha fatta neanche Giancarlo. Nomi, persone che quel giorno molto probabilmente avevano qualcuno a casa ad aspettarli, invano. Ogni 24 ore in Italia 3 persone muoiono sul lavoro. Sono operai che costruiscono case, camionisti soprattutto, ma anche impiegati del manufatturiero. E se in Lombardia, Lazio e Sicilia è nell'edilizia che si muore di più, in Piemonte, Emilia Romagna, Friuli e Venezia Giulia i settori maggiormente a rischio sono trasporto e magazzinaggio. A lanciare l'allarme è l'ANIL, che denuncia un trend in crescita rispetto al 2017. L'anno scorso in Lombardia sono state denunciate 139 morti, è la regione italiana con il primato negativo, seguita dall'Emilia Romagna con 115 decessi, nel Lazio se ne sono contati 92, in Veneto 91. Sono le regioni dove dal 2017 in poi vi è stato un aumento della produzione, aumento di ore lavorate, assunzioni e purtroppo perciò sono le regioni dove è successo di più. Possiamo dire che purtroppo una ripresa economica porta anche più morti sul lavoro? Purtroppo sì, ma noi dobbiamo lavorare perché ciò non accada. Servono fondi, serve formazione, servono controlli, è l'appello dell'ANMIL al nuovo governo. E ora vediamo le regioni più virtuose. Basilicata 12 decessi, Molise 11, Valle d'Aosta 2. Si muore anche qui però e questo non è più tollerabile. Recuperati nei fondali.